Tre coccodrilli di rami secchi, usciti dalla laguna su questa piccola spiaggia di fronte al Lido, diretti verso Venezia. Animali che rappresento in modo ricorrente da anni, per il fascino e per lo spavento anche che provoca, per il suo aspetto così arcaico, sopravvissuto a un mondo scomparso, come rappresentazione traslata dell'avidità di predatori anacronistici che regnano oggi sulla terra. La cattedrale gotica riproduce palesemente gli antichi scenari del culto nel suo interno, che si innalza verticalmente verso il cielo e poi si curva a volte da tutti i lati, e l'analogia tra foresta e cattedrale non è casuale, in quanto si fonda su un'antica corrispondenza tra la foresta e la dimora di un dio. Il culto degli alberi è molto diffuso nelle antiche credenze di tutto il nostro pianeta, e dalle ricerche di Evans sappiamo come a Creta lo spirito di un albero è trasferito a una colonna, e questa corrispondenza tra colonne e alberi ci induce a ritenere che le numerose colonne dei templi greci simbolizzano un bosco sacro, e che le antiche città che si sono ingrandite secondo criteri diversi nel corso del tempo, con le loro strade sinuose e ineguali, sono le cittadelle della cultura. Le civiltà hanno ricavato il loro spazio nel cuore delle foreste, dove la costruzione di capanne crea delle piccole radure che si allargano per ospitare i villaggi, poi città e accademie e infine megalopoli. Il margine della foresta definisce i limiti delle colture, il perimetro delle città e i confini dei domini istituzionali. Più ampio è il cerchio della radura, più ci si dimentica di abitare in una radura. Ma il cerchio, per quanto ampio possa diventare, conserva un margine dove la storia incontra la terra e il logos preserva il suo fondamento originario. Robert Porg Harrison, Foreste, l'ombra della civiltà.